A tutti e benvenuti alla puntata numero 273 di You Leader. Buongiorno. This is a song for the broken hearted. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenute alla puntata numero 273 di You Leader. Buon caffè a tutti, buona colazione e buon 18 febbraio 2022. Bentrovati, grazie, grazie di essere qui, di aver scelto anche questa mattina di iniziare la vostra straordinaria giornata con You Leader. Grazie per l'impegno che ci mettete, per l'attesa che ho visto e che vedo documentata nelle storie, addirittura prima che la puntata inizi. Andiamo subito a vedere il dito più rapido di oggi e oggi voglio fare anche una cosa, voglio testimoniarvelo facendo una foto alla mia personalissima piattaforma. Ragazzi, scoprirete dal mio telefono. Il primo ad aver lasciato traccia oggi è Fanuel Spezia, buongiorno, live da Villa Franca di Verona, seguito da Paola Pucci, buongiorno, e poi c'è Natascia da Torino, Giulia Filotto live da Arzignano. Vi ho dimostrato che oggi Fanuel è stato il primo, questo è quello che appare sulla mia piattaforma. Buongiorno Paola, buongiorno Natascia da Torino, Giulia d'Arzignano, Anna, hai visto il tuo maritozzo arrivato primo, Irina, buongiorno a te, Irina, come stai? Isa, buongiorno, buongiorno Giulia Cavallo, live da Manduria, complimenti per la bella live di ieri mattina insieme ad Anita in diretta da Roma. Paola, Isa, buongiorno da Bari, Rita, buongiorno con il cuoricino, Lisina, buongiorno da Orciano Pisano, sono iniziate le grandi manovre qui accanto a me. Nonna Tecno, Monica da Roveredo in Piano, Antonietta Martello da Fiume Freddo Bruzio, buongiorno da Magione, Paola, Simona Calò da Poggiardo, buongiorno a te, buongiorno a Gina, ad Elena da Montebello, a Federica Cafforio da Crispiano, Giulia da Porcia, i cuoricini di Paola, è arrivata Mayra da Castellana Grotte con i cuoricini colorati, Jessica da Livorno, Sydney, buongiorno a te, Alessandra, buongiorno, ed ecco Alessandra La Forgia che dice buongiorno live da Biceglie, meno 8, ma non era ieri meno 8?
qua si è frizzato il tempo, ma ha sbagliato il conteggio ieri perché forse era meno 9, oppure chi lo sa. Anna, buongiorno a te, buongiorno Diana da Sarno. Avevo visto la tua storia che eri in attesa di You Leader questa mattina. Patrizia, buongiorno, live da Mesagne. Barbara da Palestrina. Martina, buongiorno dalla Sardegna. Mari, Lena da una Bologna sotto la nebbia. Alexia da Pordenone. Valentina, la Salentina, buon venerdì. Alessia, comincia a ballare più accanto. Buongiorno amici di You Leader. Anna Rita da Martina Franca. Silvia, buongiorno a te da Padova. Buongiorno Serena, buongiorno finiscila. Buongiorno Sonia da Verona. Gina, buongiorno a te, ottima Gina. Buongiorno, ottima Francesca da Roma. Wendy da Porcia. Flora, buon venerdì. Sara Troles, la nostra mammina. Buongiorno Eleonora Curci. Natascia, buongiorno da Livorno. E poi, buongiorno e benvenuta ad Alessia Napolitano Tempesta. Buongiorno amici di You Leader. Ecco, proprio per dimostrarvi che fesserie non ne dico, ho fatto il video mentre Alessia vi dà il suo personalissimo buongiorno. È successo veramente, questo accade veramente, è così, è questo che accade tutte le mattine quando Alessia rido da sola. Buongiorno amici di You Leader, eccolo lì, vi faccio risentire l'audio perché so che ci tenete moltissimo, così come gli 80 anni del maestro Muti. Questo è quello che accade veramente a un passo da me, mentre voi avete fate la bella vita, io ho questa tortura. Buongiorno Alfredo, buongiorno Sha Vivian, Maria da Cisternino, buongiorno, grande Fanuel, dice Paola. Giuditta, buongiorno, a bomba anche stamattina, buongiorno da Bicelli anche a te, Anna Maria, Giulia, Serena, Emiliana, Sheila, ciao bella gente, Laura da Palazzolo a Acreide, Antonella, buongiorno dalle Marche, buongiorno, buongiorno i cuoricini di Laura, buongiorno da Livorno, Alessandra che tagga le sue persone, ecco qua, ma buongiorno, dice Antonella, Stefania, Rebecca, buongiorno a tutti, Banda, Silvia, Natascia, chissà che combina Essia, avete visto cosa ha combinato? Ciao Jessica, Vanusa, ecco, se la ridono, io la adoro, buongiorno, con la gambetta alzata sto morendo, è sempre così che ci crediate o no? Buongiorno, eccolo, ride anche lei, ciao Vanusa, Ale, vieni a vivere a casa mia, ma poi in che posizione? Ma che ne sapete voi? Che quello è? Mario, hai una bella tortura, assolutamente sì, meravigliosa, è troppo fantastica, Alessia, il suo buongiorno. Quell'uomo non apprezza, quell'uomo sarei io. Domani dal vivo, dice Alessia, Fanuel, Tiziana, Gina, esatto, diteglielo. Bene, molto bene, lo so, sto aspettando. Di che parliamo oggi? Bravissimo. Bravissimo Fanu, perché è stato il primo e l'ultimo a chiudere questa cerchia di commenti. Tra pochi istanti inizia questa puntata calda, caliente, parliamo di noi. Tra pochi secondi preparate carta e penna. Bene, non so voi, non so come butterà la vostra giornata oggi, la nostra è iniziata già con un passaggio in un laboratorio d'analisi, siamo andati a fare un controllo di routine, abbiamo lasciato il nostro preziosissimo sangue, cazzo, uscito era scurissimo, era molto scuro, quindi virante verso il blu, come si dice in genere per i nobili d'animo, va bene? Detto questo, oggi una grande giornata per noi, nostra figlia Martina ha il suo esame di ammissione per il liceo musicale, quindi la sua prova oggi di canto e solfeggio la terrà impegnata oggi pomeriggio, vi documenteremo come andrà a finire, sono le cose belle della vita, così come bello, meraviglioso è quello che
ci aspetta la prossima settimana. A me, Alessia e a qualcun altro di vostra conoscenza, siamo pronti per viaggiare. La prossima settimana si viaggia, la prossima settimana si gioca, si ama e si scopre. Quindi vi documenteremo sul finire della prossima settimana in poi qualcosa di molto particolare. Ci divertiremo a distanza, ma il pensiero è sempre quello: focalizzate, siate concentrati, perché per viaggiare, per essere cittadini del mondo, per scoprire in lungo e in largo questa meraviglia e per giocare, amare, scoprire e fare quello che più vi fa godere, serve innanzitutto atteggiamento e la mentalità giusta per farcela. Oggi vi dirò dove si trova il vero segreto per riuscire a farcela nel network marketing. Ogni giorno tiro fuori un segreto diverso, quello di oggi è più che mai vero e verissimo. Si trova nello spogliatoio. Sì, nello spogliatoio. È nello spogliatoio che si costruiscono le vittorie delle squadre. Le vittorie si costruiscono nello spogliatoio. Lo so che il concetto è banale, lo so che il concetto è elementare. Direte voi, si sa che la squadra che va d'accordo fuori dal campo sicuramente vince. Ricordate gli europei 2021? Che cosa si è raccontato di questi europei in cui ha trionfato l'Italia? Che il segreto del gruppo di Mancini era la mentalità ed era lo stare insieme, proprio l'atmosfera, l'empatia, quell'aurea di meraviglioso spogliatoio che si era creato. Ecco, oggi parliamo di questo spogliatoio. Permettetemi di fare gli ultimi saluti. Antonella che tagga le sue persone, buongiorno Giulia, in bocca al lupo a Martina, buongiorno, buondì, ciao Vittoria, buongiorno l'amichi, buongiorno Claudia e Irina. Nella mia mente, probabilmente si riferisce al segreto per farcela. Dunque, nello spogliatoio. Le vittorie si costruiscono nello spogliatoio e, ascoltatemi, nel network marketing le persone contano. Anche questa è una definizione molto banale, perché lo sappiamo, no? Che un network è un business fatto di persone, ma spesso si dimentica che le persone sono fatte di vibrazioni, le persone sono fatte di energia, le persone sono fatte di quell'aurea, quell'onda comunicativa, quell'onda empatica che avvolge ognuno di noi. Ecco, nel network contano moltissimo le energie che si creano tra le persone. Quindi, quando molli questo business, quando torni da dove eri venuto o venuta, quando ti arrendi, quando molli, perché non stai avendo risultati, molto probabilmente è perché non ti sei intrisa di quella valanga, di quella onda energetica che nasce dal tuo team. C'è un grande errore di fondo quando si inizia a fare network marketing. Si pensa che ognuno debba correre una gara con se stesso. O meglio, si pensa che ognuno debba correre la gara da solo. E ci si comincia a mettere in competizione con le altre persone, trascurando che il risultato che tu raggiungerai è vero dipendente da ciò che fai, dal tuo atteggiamento. Il tuo business è da te in giù, lo diciamo sempre. Ma il risultato che tu farai è fortemente dipendente dall'atmosfera che si respira nel tuo team. Persino quella percentuale del 98% delle persone che non ce la fanno, che mollano, può essere migliorata se all'interno di un team c'è una bella atmosfera. Non solo all'interno di un team, ma all'interno di una community, all'interno di un gruppo di persone. Perché, ovviamente, sarete tutti d'accordo con me, i team sono come squadre. I team sono esattamente come delle squadre. Il tuo team, quello in cui sei entrata quando hai iniziato a fare questo business, è
come una squadra di calcio, come una squadra di architetti, come una squadra, fate voi, ma i team sono come una squadra, ma molte persone sentono il team come un momento di oppressione. Non a caso è partita la musica del Padrino. Se fai parte di un team, vuol dire che sarai fagocitato. Mega, se fai parte di un team. E invece no. Le vere squadre favoriscono l'individualità. Le squadre, quelle vere, quelle sane, quelle che hanno fondato tutto sul rispetto delle persone, favoriscono l'individualità. Quindi tu sei una identità individuale all'interno di un gruppo. E sapete, ci credete che il business funziona? Ci credi che farai clienti e farai nuovi distributori se tu ti senti calato, valorizzato come individualità in una squadra? Questo viene troppo trascurato come concetto. Le vere squadre favoriscono l'individualità. Quindi fare parte di un team, per te che hai una spiccata ambizione di individualità, è la cosa migliore. Perché dove cazzo vuoi che la tua individualità venga vista e valorizzata? Da solo? Come fai a suonartela e a cantartela da solo? A dire sono un grande individuo, sono una persona unica, sono capace? A chi cazzo lo dici se non sei calato in un contesto di squadra? Le vere squadre favoriscono l'individualità, ma sviluppano l'appartenenza. Cominciamo a mettere le cose in chiaro. Chi va per la sua strada perché pensa di aver trovato la soluzione, chi si considera il deus ex machina, chi si isola perché magari pensa di essere più degli altri, certamente sta sviluppando la sua identità individuale. Ma chi si vanta da solo vale un fagiolo, perché è all'interno di una squadra che vale la propria individualità. Perché le vere squadre, i veri team, quelli sani, valorizzano l'individuo come singolo, con tutte le sue caratteristiche, con tutti i suoi talenti e tutte le sue pecche, e calano quell'individualità all'interno di un gruppo. Quindi le due parole, individualità e appartenenza, vanno di pari passo. Vado a leggere un po' di commenti per evitare di attrassarmi in bocca al lupo. Iniziamo la settimana così. Antonella sta attaccando. Taggate le persone del vostro cerchio, perché oggi parliamo proprio di questo, parliamo di quanto è importante che ognuno di voi si senta importante per la propria squadra. Perché se non sei in una squadra, sei importante per chi? Per te stesso? Per quei quattro adepti che magari ti osannano, distorcendo il concetto che ognuno, se ha un valore, lo ha al cospetto di una moltitudine di persone. Perché avere valore e starsene da soli in un angolo equivale a dirsi che bravo, fondamentalmente, senza esserlo. Buongiorno, in bocca al lupo, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scusate, questi li avevo già letti. Marilena, le squadre vincenti sono sempre quelle dove c'è collaborazione, sia nello sport che nel network marketing. Poi ogni giocatore deve fare il massimo, ovviamente. Lo stare uniti aiuta al successo. La squadra è molto importante, dice Natasha. Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano e ci si diverte, ha voglia, lo sappiamo bene noi, Fanu. Carmen, buongiorno. Il team è una squadra. Buongiorno Jessica da Nettuno. Il mio team è semplicemente spettacolo, dice Vittoria. Piacerebbe a mio marito sta puntata, è siciliano. Bellissima terra. Ileana da Napoli, ciao. Ciao sorella. Silvia, io mi leggo ogni giorno di più al mio team,
So che da sola non avrei la stessa motivazione che riescono a darmi loro. Diciamolo, qual è il team? Ditelo, ditelo. A che team appartenete? Silvia appartiene al team LF, fondato dalla grande Alessandra Laforgia, giusto se non erro. Elena, sante parole, senza appartenenza non si fa niente. La Miki, lavoriamo singolarmente, ma viaggiamo sempre insieme. Adoro il mio team. Paola tagga le sue persone. Appartenenza e indipendenza. Buongiorno, you leader. Fanu, Pink Bomb Business. Fanu appartiene al Pink Bomb Business, fondato da se stesso e dalla magica Anna. Buongiorno da Cagliari, la Miki, Team LF, la mitica Alessandra Laforgia. Bellissimo questo scambio, questa presenza di grandi team all'interno di You Leader, il mitico Team LF. Quindi continuate a scrivere di quale team fate parte, di quale team vi sentite potenti individualità, quale team vi valorizza così tanto. Guardate, se avete un taccuino, appuntate questa cosa. Chi si sente schiacciato dalla squadra non crede nella squadra. Chi si sente sminuito dal trovarsi insieme ad altre persone, non ama il genere umano. Chi si sente limitato o magari sopravanzato da altri componenti della squadra è perché non crede nella squadra. Perché è importante dire che l'individualità non è isolamento. Sapete quanti networker vedo che improvvisamente, perché non vogliono fare la fatica di stare con gli esseri umani, si isolano ed esaltano la propria individualità. Ma che cazzo esalti se non all'interno di una squadra? È la squadra che deve esaltare una individualità. Quindi l'individualità non è isolamento. L'individualità non è stupido orgoglio. Pensate. Commisurate queste parole, immaginate facce, nome e cognomi di persone che esaltano la loro individualità allontanandosi dalla squadra, oppure puntando il dito contro la squadra. Ma che identità individuale è una persona che non ama una squadra o una persona che, non avendo il coraggio di entrare nel meccanismo di una squadra, punta il dito contro la squadra? E torniamo al discorso di ieri, se non erro, dove vi invitavo a voler essere partecipi di qualcosa di grandioso. L'individualità non è, oddio, ho commesso uno di quegli errori che vedo spessissimo insieme alla parola pull troppo. Individualità non è presunzione. Essere un L'individualità non è presunzione, non è stupido orgoglio, non è isolamento. L'individualità è la capacità di stare in una squadra, in un team, con tutte le proprie caratteristiche. E persino accettare di avere il proprio spazio accanto ad altre persone può essere il segreto del successo, che ci crediate o no. Vado a vedere un attimo di commenti. Dunque. Ecco qua. Silvia ribadisce Team LF con la mitica Alessandra Laforgia. Buongiorno Agata, buongiorno. Buongiorno Pink Office di Gerrica. Caputo. C'è un eccesso di pink. È il mitico Team LF, il Big Team Tempesta, dice Cristina. Maira, Opportunity Team è un gruppo dove si cresce e ci si sente a casa. Tutti hanno valore, vedete? Team Tempesta, Opportunity, Team Let's Go, mitico Team Up, Alessandra Laforgia. Monica tagga le sue persone, il Team LF di Alessandra Laforgia. Vero, il Supreme Team, dice Anna. Simona, che bello iniziare la giornata con voi. Buongiorno Simona. Federica, l'Opportunity Team di Ilaria e Alfredo, loro sono unici e sono famiglia. Elena dice il Team Let's Go, una squadra meravigliosa, ci completiamo l'una con l'altra, grazie. Giulia Filotto, una squadra fortissima, l'Unione è il team. Pink Bomb Business ispirato dal Team Tempesta, Team LF, Team LG, Opportunity Team, All in Team e Team Ciraci. Ecco Anna che ha fatto una sintesi e ha condensato tutta la vera forza di tante squadre. Ne conosco persone così, per fortuna sono andate via. La squadra è una seconda famiglia, le Pink Office di Gerrica,
Caputo dice Diana, faccio parte del Ping Pong Business del team Uragano. Team Tempesta ovviamente, ma qui ho visto tanta collaborazione con altri team ed è bellissimo. Buongiorno Biliana, buongiorno Emiliana. Team Giordano, orgogliosa di farne parte, dice Emiliana. Jessica, all in team di Elena e Andrea Occhioni, di Elena Condemi e Andrea Occhioni, sempre presenti e vicini a tutti noi. L'Amichi, siamo dei grandi team fortissimi perché prevale grande amicizia e rispetto. All in team, urla Sara Trolese. Team Ciraci, dice Giulia. Team Tempesta, dice l'altra Giulia. Il super team Ciraci, dice Simona. Il team è famiglia. Alfredo col cuoricino a Mayra, Alfredo col cuoricino a Federica, Anna Soave, che spettacolo. Team Big Dreamers, dice Simona Guarracino, un insieme di squadre fantastiche. Alessia con il cuoricino, io adoro tutto questo, il team è famiglia. Io credo che non ci sia cosa più importante di una squadra, perché il tuo valore, caro amico, cara amica, caro networker, cresce proprio nella squadra. L'individualità cresce nella squadra. Io lo so che la puntata di oggi non vi sta dando nulla in termini di carica, perché volete le puntate di You Leader che vi lasciano l'adrenalina per andare a fare le azioni, ma quello che vi racconto oggi lo troverete ogni santo giorno lungo il percorso di questa attività. Vi imbatterete in persone che non hanno capito che i risultati arrivano se tu credi nell'energia che si sviluppa all'interno di un team. Ve lo ricordate il titolo della puntata di oggi? Spogliatoio. Bene, il tuo valore cresce partecipando alla vita di spogliatoio. Sapete che cos'è un team nel network marketing? Non è solo fatturare. Ah, cazzo, non lo sapevate? Cioè, vi hanno detto che fare parte di un team significa soltanto partecipare alla formazione, vendere, fare incaricati. Questo vi hanno detto che è partecipare alla vita di un team? Che per caso vi stanno insegnando che le persone in un team sono importanti in base a quello che fatturano? Che vi stanno insegnando che quelli che guadagnano di più sono più valenti e meritevoli di attenzione, di inchino, di baciare i piedi? Ma che cazzo diciamo? Cosa cazzo dicono? Il tuo valore cresce all'interno della vita di spogliatoio di un team, perché un team è condivisione. All'interno di un team vince chi impara a condividere, condividere la vita delle persone che fanno parte di un team, perché sono persone. Ecco la differenza fra il network marketing e il lavoro convenzionale, perché lì fuori c'è un ufficio fatto di ingegneri, c'è un ufficio fatto di commercialisti, c'è un ufficio fatto di meccanici, c'è una situazione fatta di un preside e professori, c'è una situazione lavorativa fatta di un primario e di infermieri e di medici, e le persone sono etichettate per il loro ruolo, per la loro professione, persino per quello che guadagnano. Per cui io mi dovrei scappellare davanti a un direttore di banca che guadagna di più rispetto ad un operatore ecologico. Ma che cazzo dite? Nel network invece i team sono fatti di persone che possono essere brave, simpatiche, con i pregi o con i difetti, perché siamo esseri umani, ma sono persone. E chi fattura zero, nella mia mentalità, è più importante, più meritevole di attenzione, più necessitevole, cazzo si dice, di attenzione, di cura, di amicizia, perché il tuo valore cresce partecipando alla vita di spogliatoio. E quindi lo stare insieme non sempre soltanto davanti a un telefono per fare formazione, andarsene in vacanza insieme, sentirsi al telefono per parlare del più e del meno, perché questa attività diventa brutta quando le persone la prendono sul serio pensando che sia l'unica ragione della loro vita. Ma che cazzo dici? Ecco perché le minchiolanze, le persone hanno minchiolanze perché non sanno più divertirsi. Fun and business, diciamo sempre.
Se non ti diverti, non funziona. Dice Alessia da sempre, è ormai diventato un mantra ripetuto da tutti. Leggo un po' di commenti. Dunque. Io all in team, dice Laura, orgoglio d'appartenenza per me sono famiglia. Mi avete chiamato? Buongiorno Andrea, buongiorno. È nuovo crazy team di Marica Pensa, dice Claudia. Ilaria, all in team, la mia nuova famiglia. Paola, Team Tempesta, Vanusa, The Wild Club, Wendy. Sono felice di farne parte di un club meraviglioso. Ora mi sento parte di qualcosa. Che cosa siamo? Fortissimi, per questo siamo uniti, regna l'amore e il rispetto. Alfredo, fiero di essere parte del Team Tempesta e orgogliosamente anello di congiunzione con Opportunity Team. Monica, Team Tempesta, dici, dice Jessica. Natasha, Team Giordano del grande Team Tempesta. Non esiste nulla di tutto questo fuori, dice Silvia, ed è vero. Come tutti voi ringrazio Elena e tutti. Ringrazio a te Mario, ringrazio la mia squadra creata da me, ringrazio anche Erika che ho conosciuto da qualche mese. Avrei tante persone da ringraziare, sono grata a tutti voi, dice Laura. Wendy, Vanusa, Lima, sei speciale, speciale questo lavoro di unione di squadra, per me siete casa. Cristina, concordo, lo sto vedendo in questi giorni, sto crescendo tantissimo grazie all'unione che abbiamo. Alfredo, questa frase è un mantra. I team nascono frequentando grandi spogliatoi, sognando di averne uno proprio. Laura tagga le sue persone. Cristina, qui siamo tutti uguali, abbiamo tutti la stessa importanza e valore. Mi piace condividere, ha acchiappato il concetto Simona. Buongiorno Tina, Claudia, Rebecca, Cuoricini. Carmen dice The Wild Club di Wendy, Paola Amrosin. Esatto, bello condividere tutto questo, dice Natasha. Verissimo, lo faccio ogni giorno. Prima di tutto l'amicizia. Se non c'è il fan, non c'è il business, dice Cristina. Verissimo, se non ti diverti, non funziona, ribadisce la bella Alessandra. Io la penso così, dice Tina. Corina, buongiorno, team, let's go. Io ho avuto spesso momenti di distacco perché nella mia natura è di scorpione. A volte ho bisogno di stare da sola per parlare con me stessa, però sto capendo che proprio su quello devo lavorare. Il lavoro, il duro lavoro e il giusto atteggiamento ti fa persino cambiare le caratteristiche del segno zodiacale. Con tutto il cuore, Elena che ringrazia Jessica con i cuoricini, al di fuori non è assolutamente così. Quante volte abbiamo sentito dire prima il rapporto lavorativo e poi l'amicizia, ma vaffanculo! Ho detto io ogni volta che mi hanno detto questa cosa, tanto i bambini sono a scuola, perdonate per le parolacce, non sarò certamente una persona cattiva solo perché dice le parolacce, no? La cattiveria è quella di non dare valore alle persone. Ciao Ele, buongiorno Giulia, ho appena cominciato e sono contenta di far parte di questo gruppo. Buongiorno Giulia, che bella, bellissima la tua immagine di profilo, sembra la scena di un bellissimo film romantico. Giulia, Team Tempesta. Molto bene, il valore cresce. Partecipando alla vita di spogliatoio, segnate, scrivete, stiamo andando in chiusura di questa puntata. L'appartenenza genera impegno. Se siete leader di un team, se state costruendo il vostro team, non dimenticate di generare uno dei valori più importanti, l'appartenenza ad un gruppo, perché l'appartenenza genera impegno. Non so quale strano meccanismo si instauri, si inneschi in una persona quando si sente parte di qualcosa. Ma forse perché basta con le tattiche escludenti. Basta sentirsi superiore agli altri e schiacciarli pensando che questa sia la strada per stare sereni. Ma che cazzo dici? Da oggi in poi userò questo gesto in maniera da poter essere compreso a livello internazionale. L'appartenenza genera autostima. Lo sapete che quando fai parte di un gruppo, partecipi alla vita di uno spogliatoio e sei con le persone giuste, perché attenzione, ci sono spogliatoi fatti di bulli, di vipere, di gente infelice che pensa all'affermazione personale, pensando che sia il viatico per il paradiso. Ma dove cazzo vai? Pensi di essere libero, libera, di diventare una cittadina del mondo, trascurando che la cosa più importante sono le persone che c'hai davanti, con la loro storia e con le loro difficoltà. E invece l'appartenenza genera autostima.
Avete provato a stare all'interno di un gruppo, essere parte, sforzarvi di essere parte di un gruppo? Certo, se non vi danno spazio, non è il gruppo esatto, eh? Attenzione, questo è un metodo di giudizio per capire che leader vorrete essere. Dare valore alle persone, dare l'opportunità di essere vicino a qualcosa di grandioso è tipico dei leader che desiderano prima il successo degli altri e poi il proprio. Se accade il contrario, Dio ve ne scansi e liberi. L'appartenenza genera autostima. Voglio lanciarvi un hashtag. Adesso, tra un poco, vi mostrerò, andrò su Facebook, vi mostrerò i post con l'hashtag YouLeader. Però voglio prima lanciarvi l'hashtag legato alla puntata di oggi. Se volete fare un post, oggi sarebbe molto carino dedicare un post al vostro grande team, ai vostri team. Fatelo, visto che a volte scarseggiano le idee per fare un post sui social, fate un bel post dedicato al team, ai team, alla relazione di amicizia. Fate voi un bel post, taggate chi ritenete voi e magari usate l'hashtag avanti insieme. Lo ricalco di giallo, hashtag avanti. Quello che sembra uno slogan politico, invece non lo è. È avanti insieme, mettendo i puntini sulle abbondanti i che sono qui, e non è casuale il gemellaggio di queste due i che alcuni riconosceranno. Avanti insieme. E schiaffateci pure un cuoricino, perché male non fa. Avanti insieme. Sono un uomo di 52 anni, ho fatto un cuoricino. Madonna mia, quanto è brutto per un uomo, per un professionista del network, mostrare un po' di cuore, essere un Peter Pan dentro. Che bruttura, bisognerebbe pensare solo a fatturare. Ma vaffanculo. Avanti insieme è l'hashtag che vi voglio proporre, prontamente ripreso da Natasha, ripreso anche da Marica, con le due i vicine. Avanti insieme, sono due, occhio a non abbondare troppo con le i. Avanti insieme, il mio primo spogliatoio, no comment, l'upline non hanno sentito 5 volte, il suo upline spesso offese e pressione, io accetto, ho detto ciao, grazie, concentratevi sulle cose belle, senza ricordare o sparare contro chi magari vi ha deluso o non avete compreso, eh? Quindi concentriamoci sulle cose belle. Avanti insieme, dice Miki, con la genialata di fare una i piccola e quella di insieme grande, va anche bene, e quando ce vo, dice l'ottima Silvia, vaffancuore. Bisogna sapere il perché delle decisioni, sei un grande, avanti insieme, ma vaffanculo. Questo fa parte spesso di molti, anzi dovrebbe, vorrebbe che facesse parte di molti dei suoi post l'ottima Mariangela Mi, che se la sta ridendo in questo momento, sto immaginando la tua faccia mentre ridi. Marica, l'unione che si crea in un team è meravigliosa e condividere con loro è meraviglioso. E vi annuncio, lasciare indietro il negativo e pensare avanti sempre positivo, vi annuncio che la puntata di domani sarà proprio focalizzata, no domani no, commetto sempre il solito errore, di lunedì, domani non c'è YouLeader, perché è sabato, sarebbe stata la terza settimana che vi davo appuntamento al sabato. La prossima puntata di lunedì sarà proprio dedicata ai vostri team. Quindi lunedì si parlerà dei vostri team, ognuno porterà la propria bandiera, la propria esperienza positiva, non vogliamo sentir parlare di minchiolanze. Quindi ricordate, lunedì sarà una puntata di quelle belle che scaldano ancora di più il cuore. Domani, se voi ci siamo, no? Domani vi lascio liberi, potresti fare una puntata speciale di sabato. Marica, tu hai una specie di sfera magica, perché io sto per annunciarvi quando si terrà la maratona YouLeader. La maratona YouLeader si terrà di mattina del giorno sabato 19 marzo.
Sabato mattina, 19 marzo, ci sarà una mini maratona, non certamente come quella di 8 ore che abbiamo fatto lo scorso anno, lo ricordate? Abbiamo fatto una maratona in diretta di 8 ore seguitissima. Sabato 19 marzo, a partire dalle 8:45, come di consueto, ci sarà una maratona YouLeader. Saremo per 4 ore consecutive live e ci saranno interviste, interventi, speech, divertimento, estrazioni e ci sarà soprattutto la voglia di andare avanti insieme. E questo è quello che accadrà. Non andate via perché sto per mostrarvi tra un secondo alcuni dei vostri post con l'hashtag YouLeader. Tra pochi, pochissimi, veramente istanti. Godiamoci questo viaggio. Eccolo qua, faccio un refresh, ho appena fatto il refresh, vi condivido. Eccomi qui, vi condivido il mio Facebook, qua ci sono io perché ho messo l'hashtag YouLeader. Andiamo avanti, vediamo un po'. Ecco un bel post di Simona Calò che ha raggiunto un bel risultato che tanti stanno raggiungendo. Questo è un contest promosso dai nostri team, non è un contest aziendale. Complimenti a Simona Calò che ha raggiunto un award, il più alto di tutti. E poi c'è questo bel post di Paola Pucci che con questa foto risalente a un po' di anni fa, quando tutto era normale, mostra se stessa durante una riunione di lavoro con un precedente business, il contatto umano, ma poi soprattutto il concetto che ci devi credere tu, prima di chiunque altro al mondo ci creda, ci devi credere tu in te stessa. E questa bella foto di Paola che nel network crede, così come nelle potenzialità della sua straordinaria persona. E poi abbiamo la nostra Alice in Wonderland, Giorgia. Vi siete mai svegliati felici aspettando YouLeader? Buona giornata a tutti. Questo è il post di Giorgia che annuncia il suo entusiasmo. Questo è il post di Stefania. La semplicità di essere se stessi, di stare bene. Se qualcosa non va, cambiala. Molto bello, mi piace. Il post di Silvia, risalente a ieri. Sono esattamente 3 mesi all'inizio della mia attività. 3 mesi intensi mi hanno permesso di conoscere tante persone che con me non si sono fermate davanti ai giudizi e ai pregiudizi. Bellissima considerazione. Farò grandi cose, l'hashtag lanciato ieri, grazie Alessandra La Forgia, grazie YouLeader, eccetera, eccetera. L'hashtag è questa bella foto di Silvia Pastore. Anna, la bella Anna, pomeriggio in famiglia, oggi è domenica la mia amata domenica con l'ottimo Andrea Passante, compagno di vita e di avventure. Wanda, l'ottima Wanda che mostra la sua trasformazione. Dico grazie per essermi scelta, farò grandi cose partendo da una trasformazione fisica e anche mentale. Ci credo ancora, dice Natasha, lavorando sodo nonostante le minchionanze, e poi lancia una sorta di call to action, capita anche a te, semina, 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 la vera felicità sei tu in persona, dice Natasha. Poi c'è Antonietta, quando mi dite che non hai tempo per lavorare da casa perché sei una mamma, poi si vede in foto e sta costruendo il suo business pazzesco con risultati straordinari insieme senza staccarsi mai dalle sue bimbe. Se non è la meraviglia del network questo, la vita che voglio, dice Antonietta. Poi Francesca Buzzi, di qualche giorno fa questo post, molti giorni fa, il mio ultimo anno, il mio interiore è diventato più grande. Quindi il valore dei pensieri positivi, qua avevo fatto già un like. Ieri la foto di Anna che è stata in vacanza con il suo Gianluca e si è potuta godere la famiglia. La bella Siria, guarda il tuo obiettivo dritto in faccia, osservalo e fissalo. Hashtag YouLeader, determinazione e azioni libere. E poi ecco qui andiamo indietro, c'è Jessica, Valentina, Giada, Marilena, YouLeader ed Elena, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, interrompo questa condivisione, torniamo per chiudere questa puntata, non ho letto i vostri commenti. Insieme con il cuore, è un sogno lavorare così in armonia, in serenità, anche questa è appartenenza.
È la festa del papà, 19 marzo, ma indipendentemente da questo, sabato 19 marzo, la mattina, ci sarà la maratona YouLeader. Ci saranno opportune comunicazioni, molti di voi saranno coinvolti direttamente per essere protagonisti e ricordate che ci saranno delle estrazioni, compresa quella che vi avevo promesso per celebrare la puntata 260, l'estrazione di una genesa, ma anche molto alta. Quando facciamo una network faremo anche quella, abbiamo tante cose da fare, l'importante è restare uniti insieme perché l'appartenenza genera impegno. Grazie a tutti voi, appuntamento a lunedì alle 8.45, godiamoci questo weekend, godiamoci questa meravigliosa giornata da trasformare rigorosamente in un capolavoro. Grazie a tutti, fate i vostri post sul vostro team e lunedì si parlerà dei vostri team. Più saremo, più sarete, più il vostro team sarà evidente agli occhi di tutti. Parleremo della meraviglia dello spogliatoio del vostro team. Grazie a tutti, ciao.